Ciao a tutti, io sono Claudio D'Angelis e da oggi presenterò per Google Developers Live una serie di interventi dedicati a Dart, un nuovo linguaggio di programmazione sviluppato in Google che ci consente di creare applicazioni HTML5. Come vedremo, Dart presenta caratteristiche molto interessanti. Innanzitutto è orientato agli oggetti e questo ci consente di definire strutture anche piuttosto complesse per le nostre applicazioni. Inoltre abbiamo la possibilità di organizzare il nostro codice in librerie e di gestire le dipendenze delle nostre applicazioni. Dart ha un'altra particolarità interessante, ovvero i tipi di dato sono opzionali. Dart non genera bytecode, il codice viene eseguito in una virtual machine, ma abbiamo la possibilità di compilare in JavaScript le nostre applicazioni così da renderle utilizzabili con qualsiasi browser moderno, sia per desktop che per dispositivi mobili. Dal sito www.dartlang.org possiamo scaricare il Dart Editor, che include, oltre al Software Development Kit, il gestore di pacchetti, pub, e Dartium, ovvero un fork di Chromium che incorpora la Dart Virtual Machine. Dal pannello per la creazione di una nuova applicazione, possiamo decidere di generare del contenuto d'esempio per quattro tipologie di applicazione. Abbiamo l'applicazione da riga di comando, che può essere un semplice script, o un web server, o una qualsiasi applicazione che non ha bisogno di un'interfaccia grafica, una web application e web application che usa la libreria Web UI, ovvero una libreria che ci consente di utilizzare Web Components, Model Driven Views e altre moderne tecnologie web, e Chrome Packaged Application, ovvero un'applicazione che può essere eseguita all'interno di Google Chrome e che può utilizzare le Chrome API. Per acquisire familiarità con Dart, scegliamo di creare una nuova applicazione da riga di comando e come vedete, l'editor ha creato questa semplice applicazione che stampa il messaggio Hello World. Ora, per eseguire l'applicazione andiamo sul menu Run e poi scegliamo Run e qui nella console vediamo il risultato, quindi l'output della nostra applicazione. Ora, vediamo velocemente alcune caratteristiche dell'editor e quali sono i tipi di dato in Dart. Innanzitutto abbiamo string, che intuitivamente rappresenta una stringa di testo, int e double per rappresentare rispettivamente numeri interi e numeri decimali, bool per le variabili booleane, list, ovvero liste ordinate di elementi, e map, ovvero oggetti che associano ad una chiave un valore. Come vedete, la sintassi risulta estremamente familiare. Il corpo delle funzioni e delle subroutine è racchiuso fra parentesi graffe. Le istruzioni terminano con un punto e virgola. Attributi e metodi di un oggetto vengono descritti come identificatore, punto e nome del metodo. E le variabili all'interno di una stringa sono precedute dal simbolo del dollaro. In apertura abbiamo detto che i tipi di dato in Dart sono opzionali. Per chiarire questo concetto, introduciamo le due modalità di runtime nelle quali è possibile eseguire Dart, ovvero checked mode e production mode. Quando un programma viene eseguito in checked mode, la virtual machine effettuerà una serie di controlli sul codice tali da verificare che i valori dell'applicazione siano coerenti con quanto dichiarato nelle funzioni. Per esempio, nel caso della funzione scrivi messaggio, eseguendo il codice in checked mode, Dart controllerà che sia passato a scrivi messaggio un oggetto di tipo string, e che questa funzione restituisca effettivamente un oggetto di tipo string. Se proviamo a dichiarare come tipo di argomento della funzione scrivi messaggio un argomento di tipo int,
vediamo che il Dart Editor ci segnala un avviso, ovvero un oggetto string non può essere passato come int. Vediamo come gestire le due modalità di esecuzione. Andiamo sul menu Run, poi scegliamo Manage Launches. E nella scheda VM Settings spuntiamo Run in Checked Mode e avviamo il programma. Come vedete, l'esecuzione termina con un errore e nel debugger leggiamo che il tipo di dato string non è un sottotipo del tipo int. Se eseguiamo il codice in production mode, quindi disabilitando Run in Checked Mode, i tipi di dato, la notazione relativa ai tipi di dato viene ignorata e di conseguenza l'applicazione termina con successo. L'esecuzione in production mode, oltre ad ignorare la notazione relativa al tipo di dato, ignora anche la funzione assert, ovvero una funzione che restituisce errore nel caso in cui l'espressione che ha come argomento sia falsa. Questa funzione è molto utile durante le fasi di debug della nostra applicazione. Ad esempio, potremmo aver bisogno di sapere se in un determinato punto del codice una determinata variabile abbia un determinato valore. Per esempio, vogliamo controllare che il valore di testo sia hello e avviando il programma in checked mode, vediamo che si interrompe con un errore e nel debugger leggiamo che l'asserto testo uguale hello non è vero. Una caratteristica interessante del Dart Editor è il completamento del codice. In qualsiasi punto del programma si trovi il cursore, premendo CTRL spazio, l'editor ci segnala tutti i possibili completamenti. Nel mio caso, io ho iniziato a scrivere Scree e l'editor mi consiglia, mi suggerisce. Mi suggerisce la funzione scrivi messaggio indicandomi il tipo di dato che accetta in ingresso e il tipo di dato che restituisce la funzione. Quindi do invio e come vedete l'editor mi ha già impostato la funzione. Quindi io scrivo hello di nuovo, avvio il programma. E qui abbiamo il risultato. Ora vediamo come utilizzare le librerie in Dart. Allora, innanzitutto creiamo la cartella lib all'interno del nostro progetto, che è la cartella che conterrà tutti i file della libreria, tutte le librerie, scusate, e creiamo un nuovo file. Lo chiamiamo appunto libreria.dart. Creiamo questa semplicissima libreria che definisce la classe utente che ha che ha un solo attributo, UserID, un costruttore e un metodo. Questo metodo accetta in ingresso una seconda istanza di utente che viene identificata come destinatario e un oggetto di tipo string come secondo argomento. Per rendere accessibile al nostro progetto la nostra libreria, dobbiamo eseguire il gestore di pacchetti pub con questo comando pub install e pub creerà una serie di collegamenti simbolici tali da agevolare l'importazione nel nostro progetto. Allora, una libreria si importa con questa struttura, import package. Nome della nostra applicazione, quindi allogdl, slash nome della libreria che vogliamo importare. Cominciamo a scrivere main, new, no, creiamo due istanze di utente,
Quindi abbiamo bisogno di uno user ID per il costruttore, quindi diciamo Mario85 e utente B, new utente Luigi, diciamo 91. Ecco, può succedere come in questo caso che non siano, che i contenuti della libreria non siano sincronizzati con il completamento automatico. In questo caso ci basta chiudere e riaprire il file. E continuiamo. Invochiamo su A il metodo messaggio privato. Come vedete, l'editor ci suggerisce il tipo di valori che dobbiamo passare a messaggio privato, quindi inseriamo la seconda istanza di utente e un messaggio. Eseguiamo il codice ed ecco qui il nostro risultato nella console. Ora, concludiamo questa rapidissima panoramica su Dart, presentando alcuni esempi di web application. Torniamo sul pannello per la creazione di una nuova applicazione, la chiamiamo Hello Web e selezioniamo il contenuto di esempio per una web application. Ecco qui che l'editor ci ha creato un programma di esempio. Ha generato questi tre file, un file HTML che contiene la struttura dell'applicazione, il codice Dart e un foglio di stile. Come prima cosa, Dart importa la libreria HTML che contiene le definizioni di query. Il prefisso Dart indica che si tratta di una libreria principale di Dart. Il metodo query seleziona un elemento dell'interfaccia, in questo caso un elemento che ha come ID Sample Text ID. Ora notiamo una particolarità della sintassi di Dart, ovvero i metodi a cascata, ovvero i metodi preceduti dai due punti. Entrambi questi metodi si riferiscono al risultato di query, quindi hanno effetto sull'elemento selezionato da query. Il metodo text associa il testo clickMe all'elemento sample text ID, che come possiamo vedere nell'interfaccia è un elemento paragrafo. Il metodo onClick associa all'evento del mouse click la funzione di callback reverseText. ReverseText ottiene il testo di sample text ID, crea una nuova stringa vuota, popola la stringa con i caratteri del testo ottenuto precedentemente invertiti e associa il nuovo testo come testo di sample text ID. Ora, avviamo l'applicazione e vediamo che viene lanciato Dartium, ovvero il fork di Chromium che incorpora la virtual machine. L'operazione può impiegare qualche secondo. Ed ecco qui la nostra applicazione. Come vedete, cliccando su Click Me viene invocata la funzione di callback. Ora, vediamo come compilare un'applicazione in Dart in JavaScript. Andiamo sul menu Tools e selezioniamo e clicchiamo, scusate, Generate JavaScript. Nella console vediamo che è in esecuzione il programma Dart2JS che sta generando che sta compilando in JavaScript il nostro codice Dart. Ecco, come vedete sono stati creati questi tre file che rappresentano la versione in JavaScript della nostra applicazione. Ora, aprendo questa applicazione in un browser qualsiasi, io ho scelto Firefox. Ecco, vediamo che otteniamo esattamente lo stesso risultato. Quindi l'applicazione in JavaScript si comporta esattamente come l'applicazione in Dart. Ora vediamo velocemente due degli esempi forniti dal Dart Editor.
Quindi andiamo sulla welcome page dell'editor e apriamo l'applicazione Swipe. Questa applicazione mostra come utilizzare le trasformazioni 3D in CSS e come gestire gli eventi touch nel caso in cui l'applicazione venga eseguita su dispositivi touchscreen. Ora, per quanto riguarda l'assegnazione di una proprietà CSS, quindi in questo caso transform, la sintassi è identica all'equivalente in JavaScript, ovvero identificatore.style.nome della proprietà. Per quanto riguarda invece la gestione degli eventi touch, abbiamo questi tre metodi, onTouchStart, onTouchMove e onTouchEnd, che in modo analogo a quanto visto in precedenza per gli eventi del mouse, restano in ascolto ed invocano una funzione di callback nel momento in cui l'evento si verifica. Ora, avviamo l'applicazione. Ecco, e premendo le frecce di direzione attiviamo le animazioni. Eseguendo questa applicazione su un dispositivo touchscreen, sfiorando i blocchi azzurri, otteniamo lo stesso risultato. Adesso vediamo l'ultima applicazione, che è un'applicazione che possiamo trovare nella pagina di benvenuto, che è Solar 3D, che consiste in un simulatore del sistema solare in 3D. La particolarità di questa applicazione è che utilizza la libreria grafica WebGL. Ecco qui, l'animazione, come vedete, è partita. La frequenza di aggiornamento dell'immagine è di circa 60 frame per secondo. Avere a portata di mano sia applicazioni di esempio molto semplici, come nel caso della prima applicazione che abbiamo visto, sia applicazioni particolarmente complesse, rende il Dart Editor non solo uno strumento per sviluppare in Dart, ma anche uno strumento per imparare a sviluppare in Dart. Concludo ricordando che sul sito www.dartlang.org sono disponibili diversi tutorial e codici di esempio e su api.dartlang.org è possibile consultare la documentazione completa dell'API. Inoltre, consiglio di dare uno sguardo alle risorse della community, dove si può trovare supporto e ci si può confrontare con altri sviluppatori. Per oggi è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio.